c'è il distanziamento, quindi svolgiamo delle attività distanziate. Non possiamo fare partitelle, non possiamo fare. È un po' difficile, però cerchiamo di fare delle esercitazioni molto divertenti per fargli divertire ugualmente. Da qualche settimana alcune società sarde del calcio giovanile, come la Tergu Academy, seguendo tutte le regole e i protocolli anti-Covid, stanno riprendendo gli allenamenti per regalare un sorriso e un po' di spensieratezza ai più giovani. Contenti soprattutto per loro che siamo riusciti comunque a riprendere con molte difficoltà, naturalmente, perché siamo obbligati a seguire i protocolli in questi allenamenti individuali. Anche per questo ci siamo affidati a degli allenatori di esperienza, qualificati, per andare avanti. Era quello che ci aspettavamo e finalmente è un inizio di ritorno alla normalità, diciamo. Almeno per i ragazzi, per i bambini è importante fare attività fisica, al di là del calcio, a livello di anche conoscenza con gli altri bambini. Qua abbiamo una realtà che raccogliamo molti paesi, ci sono diversi paesi, quindi non si vedevano da parecchio tempo ed è stato un ritrovarsi, diciamo, una cosa molto, molto piacevole sia per noi che per loro. Anche se i campionati non riprenderanno, vedere i ragazzi calcare il prato verde e calciare un pallone dopo quasi un anno di stop è un grande segno di speranza. Sono stati costretti a stare a casa, seduti sul divano, con un tablet. Secondo me ci vorrà del tempo, però l'importante è che piano piano, non dico solo calcisticamente, ma anche torniamo un po' alla vita e c'è da ancora rispettare, da seguire le regole e continuare su questo, però già è un buon punto tornare anche a distanza sul campo e divertirci.